Ciao ragazzi, sono Demi e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video a tema Genshin Impact. Oggi parleremo dei nuovi artefatti usciti in realtà con l'ultima patch. Faccio questo video perché voglio riportarvi tutte le mie impressioni su questo set, dopo tutte le prove che abbiamo fatto sui personaggi, e volevo condividere con voi tutti i risultati e darvi dei piccoli consigli. Inizierei subito dal primo set, ovvero dal set Ocean, che con due pezzi ci dà un bonus sull'healing del 15%, mentre con i quattro pezzi, udite, quando il personaggio che equipaggia questo set di artefatti cura un personaggio nel gruppo, apparirà una schiuma di mare per 3 secondi, accumulando la quantità di HP recuperati dalla guarigione, inclusa la guarigione in eccesso. Alla fine della durata, la Sea Dive Foam esploderà infliggendo danni agli avversari vicini in base al 90% delle cure accumulate. Questo danno viene calcolato in modo simile a reazioni come Electrocharge, Superconduct, ma non influenzato da Elemental Mastery, livelli del personaggio o bonus danno da reazione. È possibile produrre solo una schiuma di mare ogni 3,5 secondi. Ogni Sea Dive Foam può accumulare fino a 30k massimi di HP, inclusa la guarigione in eccesso. Non ci può essere più di una Sea Dive Foam attiva in un dato momento, e questo effetto può ancora essere attivato anche quando il personaggio che sta usando questo set di artefatti non è sul campo. Siamo arrivati alla fine. Quindi è un set che fondamentalmente va bene quindi sugli healer, ma non su tutti. Voglio menzionarvi Barbara, Cici e Kokomi. Ma per gli altri healer in realtà voglio aprire una parentesi dopo aver parlato di questi primi tre. Iniziamo da Barbara. Fondamentalmente questo è il set più funzionale da mettere attualmente su Barbara. Io nel video in cui ho parlato della sua build, da buffer, da support, vi ho menzionato il full Noblesse, ma comunque Barbara io vi ricordo sempre che ha un po' di difficoltà nell'arrivare alla Burst. Problema che in realtà con questo set verrebbe messo in secondo piano perché riesce tranquillamente a curare anche con l'Elemental Skill, quindi non bisogna arrivare alla Burst per avere il buff, ma avete comunque una ricarica continua e quindi produrre anche un heal da conservare che poi va tutto quanto convertito in danno nell'esplosione della Sea Foam. Quindi set che sicuramente su di lei vi torna utile e se state farmando per l'ASK per un personaggio Geo, tutti i pezzi di scarto che droppate in HP potete metterli da parte per Barbara, quindi non è un set che secondo me va farmato per Barbara. Cosa contraria invece, se avete Kokomi, personaggio che ricordo pullabile, quindi io vi consiglio sempre Barbara perché Barbara è un personaggio che abbiamo gratis. Kokomi, al contrario di Barbara, comunque vi fa anche del danno, quindi sicuramente in campo vi è molto più utile e con questo set veramente riesce a dare il meglio di sé, perché vi cura, perché lei scala anche un talento sull'healing e non solo sugli HP, quindi diciamo che questo set è stato fatto apposta per lei. Lo procca tranquillamente, in maniera completa, con i quattro pezzi, va liscia come l'olio. E sicuramente tra le armi che vi consiglio, sia per quanto riguarda Barbara, sia per quanto riguarda Kokomi, c'è un Trailing Tails, arma 3 stelle, che è rankappata 5, allo switch vi dà il 48% di boost in attacco sul personaggio attivo, quindi è un'arma che non solo scala in HP, il che va bene per tutte e due, ma vi fa anche un notevole supporto. E la seconda arma che vi consiglio è il Prototype Amber, che vi dà delle hit di heal durante il combat e comunque scala su HP, quindi perfetta comunque per entrambe. Ovviamente sono le armi che vi consiglio parlando di una build fatta per healare, quindi per questo set, perché chiaramente se volete una build più offensiva le armi cambiano, ma cambierebbe anche il set. Passiamo a Cici. Per chi mi segue da un po', sa che io boccio parecchie Cici nell'analisi build. Ovviamente boccio in termini di soggettività, chiaramente, perché non critico mai nessuna build in generale. Però ecco, quando mi si presenta una Cici, che è un po' diventato il meme, no? Cici, 4 Maiden, cioè io lì smatto, perché ovviamente Cici cura troppo. Grazie, voglio dire, è una Cici, cura sull'attacco, me la presenti 4 Maiden, ci credo, la stai andando a nerfare semplicemente. Cioè il 4 Maiden,
non credo sia proprio un set che va messo su nessun tipo di healer, a meno che non, voi non l'abbiate a livello 1, quindi avete proprio esigenza di arrivare a quel tot di healing per tenere sulla squadra, ma è inutile. È sempre performante mettere un set alternativo o comunque boostare quel personaggio su un determinato valore e aumentare il talento che verte sull'healing, così da avere un personaggio che vi possa fare più di qualcosa e non soltanto messo lì a curare, perché altrimenti vi bruciate uno slot fondamentalmente. Quindi, ritornando alla build di Cici, che io ho sempre consigliato fisica, questo set può essere performante su di lei. Comunque Cici è un personaggio che, come ho detto anche prima, l'healing lo scala sull'attacco, quindi in questo caso potete darle una build sicuramente offensiva, mantenendo comunque tutto il bonus, mantenendo il fatto che comunque con la Barz riesce a curarvi, vi cura in tante occasioni. Il Cici comunque tra i 5 stelle, adesso è stata affiancata da Kokomi, però comunque resta un buon healer da quel punto di vista, anzi, anche troppo. Con questo set, io a livello di armi consiglierei delle armi che vi boostano l'energy recharge, come per esempio il Sacrificial Sword, come per esempio la Skyward Blade. Sono armi che vi permettono di arrivare facilmente alla Barz, perché appunto, scalando sull'energy recharge, vi permette di ricreare un ciclo continuo e quindi di non restare mai a corto di healing. Piccola parentesi sugli altri healer che restano in gioco, come Diona, Jean, Bennett e Sayu. Semplicemente tra questi quattro, quello che andrebbe, il personaggio che andrebbe a proccare perfettamente il set è Jean, perché vi dà una cura immediata con la Burst e vi dà anche la possibilità di curare, però quella è una possibilità che è al 50% con i normal attack. Però non me la sento di consigliare questo set su Jean, perché Jean comunque, essendo un personaggio di tipo animo, non vale la pena di mettere questo piuttosto che mettere il set Fulviri che vi abbassa le resistenze elementali. Non me la sento proprio di consigliarlo. Però comunque tra questi quattro è quella che riuscirebbe a proccare meglio il bonus dell'Ocean. Semplicemente gli altri non riescono a darvi la stessa praticità d'uso. Quindi né Diona, né Bennett, né Sayu. E comunque sia sono tre personaggi che possono soffrire di altri set sicuramente più performanti. Ma passiamo invece a quello che è il mio set preferito ultimamente, sarà peritto, non lo so, ma comunque, Lusk of Opulent Dreams. Allora, pezzi, bonus 2 pezzi più 30% di difesa, bonus 4 pezzi. Il personaggio che equipaggia questi artefatti otterrà un effetto chiamato Curiosity nei seguenti modi: quando il personaggio in campo colpisce un nemico infliggendo danni geo, oppure quando non è in campo guadagna una stack ogni 3 secondi. Curiosity può staccare fino a 4 volte e ognuna darà un bonus di difesa del 6% e di geodamage del 6%. Se passano 6 secondi senza guadagnare una stack di Curiosity, si perde una stack. È un set che sicuramente è vincolato ai personaggi geo, in particolare che scalano su difesa, per quanto riguarda chiaramente il bonus 4 pezzi. Per cui i personaggi compatibili attualmente in gioco sono Albedo, Goru, Noel e Itto. Per quanto riguarda Albedo, questo set di artefatti è assolutamente perfetto. Innanzitutto, Albedo può infliggere danni geo in maniera costante e non solo, ha anche un talento che scala sulla difesa, quindi riesce tranquillamente ad approfittare di tutto il bonus per 4. Invece Goru, parlando di Goru, il bonus sicuramente 2 pezzi che scala sulla difesa è senza ombra di dubbio interessante per la sua build, ma il bonus a 4 non tantissimo. Nonostante Goru sia un personaggio che scala sulla difesa e infligge geodamage, non è un DPS, ma è più un support. Quindi non è necessario andare a proccare il bonus a 4 del set. Sarebbe più funzionale su di lui un set da support, quindi che vada a skillarlo su questo tipo di ruolo. Quindi sicuramente è un set che possiamo definire per Goru opzionale. Parlando invece di Noel, Noel riesce a proccare bene il bonus a 4 in quanto la cura scala sulla difesa, l'assorbimento danni dello scudo scala sulla difesa, la Barz infligge geodamage scala sulla difesa, tutto riesce ad essere proccato con tutto il set.
Ma, attenzione, si parla di una Noel che chiaramente è DPS in campo. Quindi se voi avete una Noel DPS con un team in grado di portarla in burst ad un ritmo costante, veloce, insomma, perché lei, vi ricordo, è un po' carente di energy recharge e quindi difficilmente entra in burst, se riuscite a darle un bel boost, un bel team e comunque la usate appunto da main DPS, questo set fa per voi. Altrimenti potete comunque lasciarle il bonus che le dà il Gladiator o comunque il Bolide, chiaramente nei casi in cui Noel vi faccia più da tank, per esempio. Attenzione quindi all'energy recharge sempre per Noel. Non è un set brutto, ma è un set che vi richiede un determinato team o comunque un determinato utilizzo, perché dovete tenerla in burst. Ho fatto anche delle prove per Noel per riuscire a capire bene il funzionamento. Lei tranquillamente riesce ad ottenere la prima stack semplicemente mettendo lo scudo in campo. Poi la togliete, potete tranquillamente fare quello che volete con gli altri personaggi, tanto lei off-field riesce comunque a staccare e la tenete carica per l'utilizzo. Anche se la tenete in campo, non avrà difficoltà a proccare tutte le stack necessarie per arrivare in burst carica, carichissima. Però sempre con le condizioni che vi ho detto prima. Per quanto riguarda Itto, raga, qui non mi dilungherò più di tanto, questo set è fatto apposta per lui, punto. Cioè, fine della descrizione, lo so, però in realtà è la verità, è un set che tranquillamente può andare su di lui, anche a livello grafico, se vogliamo, è proprio nato per Itto, direi possiamo anche mettere un punto e passare avanti ad una menzione d'onore, in realtà, che voglio fare in merito a questo set. È una menzione particolare, ma vorrei inserire questo personaggio, Xingyan. Xingyan è l'unico personaggio non geo che potrebbe beneficiare del bonus per 2 di questo set. Vi ricordo infatti che Xingyan ha lo scudo che scala sulla difesa. E quindi non sarà il best of della sua build, che vi ricordo essere performante più sul physical damage che non sullo scudo, poco affidabile, però ricordiamola perché esiste nel box, poverella. Comunque lei ha questa particolarità che i suoi attacchi caricati ottengono un bonus che scala per il 50% sulla difesa. Non è utile, ma è utile saperlo. E con questo personaggio io vi ringrazio per essere stati qui con me in questo video. Vi ricordo che sono live sul sito Viola tutti i giorni a partire dalle 14 e il lunedì, il mercoledì e il venerdì anche alle 21. Seguite la schedule sul mio server Discord. Trovate tutti i link in descrizione anche di TikTok e Instagram. Io intanto vi ringrazio ancora per essere stati qui con me. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi video, ce ne saranno tantissimi perché domani finalmente esce Itto Super Mega Pool. Raga, finora ho, no, non lo dico quanto ho tantissime Primo, tantissime Primo, e vi ripeto, è la prima volta che faccio un investimento del genere sul canale, ma Itto è il mio personaggio preferito. Incrocio le dita, ho bisogno di tutto il vostro supporto e quindi domani saremo in live sempre dalle 14 e prolungheremo la live anche oltre le 18, che normalmente è il mio orario di chiusura, ma domani si pulla, non posso aspettare. Domani proveremo Itto, domani pulleremo per l'arma, per lui, cercheremo di costellarlo un minimo, speriamo, e soprattutto lo porteremo su e lo testeremo, perché non vedo l'ora, cioè ormai è lì. E domani, e tra poco, tra pochissimo. Quindi detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto e intanto ci vediamo in live e al prossimo video. Bye!